io devo dire che la cosa che colpisce di più nel libro di Steina Berger è proprio questo fatto di condividere dolori, paure, fame, tutto quello che era la vita del campo, di condividerla dall'inizio alla fine con le sue compagne e quasi al sopravvissuto come me che non ha avuto questa fortuna resta una sorta, adesso dire di invidia è una parola troppo forte, ma di peccato che anch'io non ho avuto la stessa cosa mentre leggevo queste pagine perché devo dire che il segreto della vita di Steina Berger, il segreto della sua storia, l'essere più forti del pericolo, essere più forti del distacco dai propri genitori, essere più forti nei confronti dei pericoli di tutti i giorni che correvano nel campo e nei campi vari dove Steina è stata proprio la forza di questa amicizia. Che fortunosamente non solo è rimasta come sentimento, perché già i sentimenti in quelle situazioni spesso vengono azzerati, ma è rimasta fisicamente vicino a queste persone, senza quasi mai sfiorare neanche il pensiero di poterle perdere, quelle amiche, cioè persino un momento che poche persone leggendolo possono cogliere se non hanno provato le stesse cose, e cioè quando lei a un certo punto, ancora abbastanza all'inizio del libro, dà quasi per scontato che per forza la nonna sia morta. Non c'è neanche quello stupore, quella consapevolezza che ci può essere quando si sente parlare di una persona che è sparita nel nulla, ma quasi un senso di aver capito già tutto quello, come potevano andare le cose. E quindi quando uno una cosa l'ha capita non si stupisce che sia accaduta. E poi man mano perde il fratello, perde i genitori in quel modo struggente come è descritto. Per me una delle pagine più belle di questo libro sicuramente è quando con grande tranquillità la mamma dice: ma io sono stata insieme tutta la vita col papà, è logico che io stia con lui, tu sei giovane, ricordi di andare dalla zia Magda. Quello è un momento che con quel dare, insistere su quell'indirizzo per la zia Magda, c'è tutta la storia di una famiglia che finisce e che resta questo indirizzo come ultima ancora per la figlia. Se non avesse avuto le amiche, tutto questo sarebbe stato vissuto sicuramente in un modo molto più tragico, molto più doloroso.